CPL di Lodi è nato nel 2015, nel corso degli anni si è ampliato fino a comprendere 18 scuole di tutta la provincia. Ha come scuola capofila l'ISCO Donio e collabora con istituzioni, associazioni, enti del territorio. Nel triennio 2020-22 le scuole della rete hanno consolidato buone pratiche di educazione alla legalità, attraverso unità di apprendimento nelle classi, incontri con esperti, testimonianze di magistrati o forze dell'ordine, presentazioni di libri, spettacoli teatrali a tema, attività di peer education. Attraverso l'ultimo progetto triennale È Casa Nostra, i docenti e gli studenti si sono formati sul tema dei beni confiscati alla criminalità organizzata, incontrando associazioni e cooperative che gestiscono questo tipo di beni, svolgendo attività di ricerca sulle realtà confiscate e sequestrate nella provincia di Lodi. Hanno incontrato amministratori del territorio e rappresentanti delle associazioni che se ne occupano. Inoltre, con la promulgazione della legge numero 92 del 20 agosto 2019, CPL ha visto crescere la propria mission formativa sui temi della cittadinanza attiva, supportando i docenti delle scuole della rete che hanno realizzato percorsi disciplinari e interdisciplinari. Anche durante la pandemia le attività del CPL di Lodi non si sono fermate, ma sfruttando la potenzialità dei social sono state realizzate interviste dirette con la partecipazione di giornalisti, docenti, dirigenti scolastici, rappresentanti di associazioni ed artisti. Al motto "Non tutti fanno tutto, ma tutto viene sempre condiviso", i referenti delle scuole della rete si incontrano regolarmente in videoconferenza per pianificare e programmare nuove attività stimolanti per se stessi e per i loro studenti. Uno dei punti di forza del CPL di Lodi è l'organizzazione della Settimana della Legalità, che ha avuto i suoi esordi a Casal Pusterlengo nel 2016 e da allora si è svolta ogni anno a fine maggio in concomitanza con l'anniversario della strage di Capaci. Propone attività sempre nuove e si avvia con la classica inaugurazione presso la biblioteca di Casal Pusterlengo, con la mostra dei lavori realizzati dalle scuole della rete. Ogni anno si ispira ad una figura o un momento particolare della lotta contro l'illegalità, come la recente commemorazione del trentennale della morte dei giudici Falcone e Borsellino, oppure nel 2019 la presentazione del progetto regionale di contrasto alle ludopatie. Negli ultimi anni il CPL di Lodi ha stretto collaborazione con istituti di altre regioni italiane sensibili alle sue tematiche, dove la realtà dei CPL non era ancora nota. Così la settimana si è arricchita anche di nuovi contributi proposti in diretta streaming attraverso il sito ed il canale YouTube del CPL stesso. In questi giorni di maggio, nell'ultimo triennio, gli insegnanti e gli studenti lodigiani hanno visto passare nelle loro scuole figure come Don Agnello Manganiello, il sacerdote antimafia di Scampia, magistrati come la dottoressa Alessandra Cerreti, esperta di 'ndrangheta calabrese, o la prof. Viviana Guida, ex alunna del compianto padre Pino Puglisi. Altri studenti hanno invece impersonato alcune note vittime di mafia a San Vito di Gaggiano durante l'inaugurazione del Bosco dei 100 Passi, oppure hanno assistito al sempre pregnante spettacolo teatrale di Dario Leone, Boom ai piedi bruciati, ormai noto a livello internazionale. Altri ancora hanno approfondito la figura dell'avvocato Giorgio Ambrosoli attraverso il documentario teatrale realizzato dall'ISCO Donio, ma anche hanno gioiosamente trascorso la mattinata del 23 maggio sul prato dell'Orto Hauser di Casal Pusterlengo, proponendo ai più piccoli i loro giochi di legalità. Nel maggio del 2021, un gruppo di docenti e alunni dell'IS Codogno ha realizzato un video documentario sulla storia di Giorgio Ambrosoli, avvocato nominato commissario liquidatore della Banca Privata Italiana e delle attività del banchiere Michele Sindona. Nel 1979 divenne vittima di mafia. La prima dello spettacolo è stata proiettata al Teatro di Casal Pusterlengo lo scorso febbraio alla presenza dei familiari di Ambrosoli, di numerose autorità locali e docenti e alunni di tutto il nostro territorio lodigiano. Non è stato un lavoro semplice, non solo per i pochissimi strumenti a disposizione, ma anche perché la sua vicenda racchiude moltissimi aspetti e dettagli tecnici che non è facile comprendere se non si è specialisti della materia di cui l'avvocato Ambrosoli si occupava.
D'altro canto, abbiamo compreso che analizzare la sua storia, osservare le sue scelte libere da condizionamenti, scoprire il senso di responsabilità con cui ha svolto il suo lavoro, era il modo migliore per capire che nelle nostre azioni, nelle nostre scelte, nel nostro modo in cui affrontiamo situazioni più o meno complesse, noi caratterizziamo e plasmiamo la nostra comunità, perché ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte, seppur piccola.